Buongiorno a tutti, da Milanista Parte siamo qui a registrare il terzo episodio della serie Simulata. Volevo annunciare una cosa che per un piccolo errore tecnico non ho salvato la partita quando ho finito o mi sono dimenticato di salvarla poi. Ho dovuto risimulare le ultime due giornate del secondo episodio, mentre il secondo episodio l'ho dovuto risimulare, cambia leggermente ma non cambia molto la classifica. Si cambia comunque di pochi punti. Quindi oggi riprendiamo dalla quinta giornata fino alla sesta, quindi andiamo avanti, non andiamo indietro. Ora vi lascio la visione al terzo episodio. Quindi ovvero alla quinta giornata. Eccoci qua al terzo episodio della serie simulata. Dobbiamo giocare nella quinta giornata. Andiamo, partiamo subito con Parma Sampdoria. Aumentiamo la velocità. Finisce 2-1 per la Sampdoria in Udinese Bologna. Udinese Bologna finisce 3-1 per l'Udinese. Arriviamo a Genova Cagliari. Genova Cagliari 2-3-2 per il Genova. Inter Atalanta, partita molto importante questa per l'Inter, pure per l'Atalanta, che finisce sullo 0-0. Lecce Napoli. Vediamo Lecce Napoli, il Napoli che va a pareggiare 1-1 contro il Lecce. Ora c'è Sassuolo Milan, partita molto importante per il Milan che passa in vantaggio e finisce 1-0 per il Milan. Complimenti per la squadra rossonera che andiamo a vincere noi milanisti. Vediamo Brescia Spalla. Siamo su Brescia Spalla, secondo tempo, finisce, mi sa, anche sì, vediamo, ancora continua, c'è gol del Brescia e finisce 1-0 Brescia Spalla, c'è Fiorentina Juventus, vediamo che fa la Juventus. Gol della Juventus, attenzione, 1-1 pareggio da Fiorentina e 3-3, anche, scusate, 2-1, ho visto male. 2-1, finisce sul 2-1 per la Juventus che vince la sua partita e la seconda, se non sbaglio, sì, seconda vittoria della Juventus, che va in alto. La Juventus comincia ad andare in alto. Vediamo Lazio-Torino come finisce con il Torino. Lazio mi sta andando un pochino malino la Lazio e finisce più tempo. Vediamo il secondo tempo quanto finisce e finisce su 1-0 il Torino. La Lazio sta lottando la rete che sa. Vediamo Verona-Roma, Verona-Roma 1-1-3-1, 4-1 e questa Verona è un sogno, 5-1, 5-2 e vediamo, 5-3. Bella partita tra Verona-Roma, Verona si porta a 15 punti, non ha mai pareggiato, vinte tutte però il Verona. Complimenti a Verona, una bella rivelazione di quest'anno. Andiamo avanti a fine partita tra Parma Lazio si porta sull'1-0 a Parma, vediamo.
Appare Grado ovviamente alla scadere il Parma 1-1. Vediamo ora c'è Bologna-Cagliari. Bologna-Cagliari 1-0 Bologna. Bologna si batte in vantaggio. Finisce la gara per il Bologna, Inter Verona, la partita che può decidere la prima posizione. Una gara in Verona, attenzione a San Siro. 1-1, l'Inter la pareggia. Finisce 1-1 tra Inter Verona, il primo pareggio della squadra veronese di Verona. Ora c'è una grande sfida tra Napoli e Juventus. Juventus che ha 7 punti, Napoli 8. Si decide il sorpasso qua. Vediamo tra Napoli e Juventus. E la Juventus passa in vantaggio a Napoli, nello stadio di Maradona. E finisce una gara per la Juventus. La Juventus si porta 10 punti, meno 6 dalla Verona, dalla prima posizione, quindi 1, 2, 4, quinta posizione per la Juventus, che sta salendo, sta risalendo. Vediamo Sassuolo Genova. Sassuolo Genova. 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 Per il Genova. Vediamo come finirà? Sassuolo la pareggia, sì, la pareggia 1-1 il Sassuolo Genoa. Vediamo Spal Fiorentina. Spal Fiorentina si porta in vantaggio la Spal 1-1 la Fiorentina la pareggia. Finisce sull'1-1. Sì. No, non tiro, questo secondo tempo. Sì, finisce sull'1-1. Brescia Udinese. Udinese si porta in vantaggio. 2-0. Finisce 2-0 per l'Udinese. L'Udinese si porta a 10 punti e parità punti con la Juventus, che ora l'Atalanta l'Atalanta sta ganando pure, salvata insieme a Lecce, è una partita importante, però l'Atalanta si porta vantaggio, doppio vantaggio 2-0, e 2-0 fa comodo alla squadra di Gasperini. 3-0, vince 3-0 l'Atalanta. Grandissima Atalanta, ora ci tocca a noi del Milan, tra Torino e Milan, vediamo come finisce a Torino. Un gara del Torino. Del Milan 2-1 Torino, finisce 2-1 per il Torino. Il Milan si porta 7 punti ancora. Il Torino ha superato il Milan, sì, ha superato il Milan. Il Torino Roma Sampdoria. Andiamo a vedere Roma Sampdoria, partita importantissima. Questo c'è il gara della Roma, attenzione. Finisce un gara per la Roma, che la Roma va seconda, superando pure l'Inter, attenzione. Vediamo
Il video finisce qui, vi invito a mettere un like, condividere, commentate, se vi, fatemi sapere se vi piace questa serie, vi invito a iscrivervi nei miei canali social, Facebook, Instagram, Milanista Pazzo e su TikTok, Milanista Pazzo Official, e ci vediamo alla quarto episodio che deve arrivare sabato. Sabato, quindi 4 aprile. Ci vediamo tutti al prossimo episodio. Grazie se vi è piaciuto. Vi ringrazio moltissimo. Alla prossima. In questo momento, forza Italia, io resto a casa.